preparate, non ci casco. Ve la siete già studiata sul configuratore, sul nostro Trova Auto, oppure avete già visto il test di Adriano, ma trattandosi di una novità assoluta, il blind test di oggi della nuova Citroen C3 Aircross, lo so già, sarà uno spasso. Se è vero che di SUV compatti se ne vedono sempre di più, alla Citroen hanno fatto di tutto per evolvere le forme della normale C3 in qualcosa che immediatamente trasmettesse robustezza e carattere. Al primo sguardo si notano i chevron cromati che integrano i LED diurni all'anteriore, per non parlare dei vetri laterali posteriori in policarbonato, che includono al loro interno una pellicola colorata, un'idea nata dal concept C-Aircross e poi arrivata qui. Come poi vedrete, dato che voi fortunelli non siete bendati, gli interni giocheranno un ruolo fondamentale nell'abbinare tessuti, colori, spazio e modulabilità al giusto marchio o modello. Signore e signori, voglio essere onesto con voi sin da subito. Oggi sarà più arduo del previsto, perché l'auto che si nasconde dietro queste sembianze telose cercherà di mettervi in difficoltà in tutti i modi. Ma voi non demordete, dovete anzi toccarla, annusarla, smuoverla, perché anche oggi è un buon giorno per bendarsi. Quindi la frase di rito, sì, è arrivato il momento, bando alle ciance e bende sugli occhi. Sono i cilindri. Dall'esperienza bendata, sicuramente la cosa che mi ha colpito di più al tatto è stata la rotondità della macchina. Questa è una parte interessante, Serena. Ti faccio una confidenza. Cosa pensi che siano? La prima cosa che ti passa per la testa? Dei fari. Dei fari, va bene. Fari grandi, fari piccoli. Fari molto grandi. Mi sono soffermato soprattutto sulla linea generale, sui materiali, e proprio da lì forse mi sono avvicinato molto a scoprire che poteva essere una Citroen. Questo è il gruppo ottico posteriore. Gruppo ottico posteriore, una terminologia molto ricercata. Come te lo immagini? Molto sì, moderno. Quadrato, molto moderno. E che parte è questa? Qui dove hai proprio la mano destra? Carrozzeria, vetro, lunotto, che cos'è questo? Molto difficile, perché... Vai. Credo che sia carrozzeria. Carrozzeria. Cercare di capire tramite il tatto che tipo di modello, di marca l'autovettura potesse essere è difficilissimo. Sono cerchi in lega in vinile? No, sono cerchi in lega in acciaio, non mi sembrano grandissimi. Parliamo di un 16. Di un 16. Non credo che vada oltre il 16. Sono tratti in inganno, ero convintissimo che fossero cerchio 16, invece poi alla fine ho constatato che era un 17. Riusciresti a intuire se è un'auto bassa o alta? No, abbastanza alta, una ventina di centimetri, forse qualcosina di più, 25. La cosa che mi ha colpito quando mi sono seduta dietro è stata la possibilità di portare in avanti il sedile e, diciamo, accomodare meglio lo schienale. Vicino alla vostra spalla c'è una leva, se la tiri, ecco, lascia pure, visto che lo schienale è più verticale. Quindi in questo modo potete sia modularvi la posizione del sedile, sia variare quella che è la capacità del vano bagagli. Questa è la levettina che tira giù il bracciolo, dove c'è un altro vano porta oggetti, porta bevande, sì. Esatto, comodo. Dalle dimensioni mi ha dato subito l'idea di un mini SUV, se lo possiamo chiamare così, perché comunque le dimensioni erano di una macchina alta, però allo stesso tempo compatta. Esploralo, approfondiscilo, vivilo, conquistalo, buttatici dentro. Vedo che ha doppio fondale, forse per la gomma di scorta. Tolgo tanto. Lo togliamo, sì. Allora, via. Questo mi sembra un bagagliaio abbastanza ampio. Tu guidi una Capture tutti i giorni? Io guido una Capture, sì. Simile come capienza, forse leggermente più ampio. Bene, tu ti meriti il posto di comando. Quanto sei alto? Dillo. 1,87. Comoda. Il volante mi piace, lo sento bene. Mi piace anche il materiale. Quello invece, Serena, che cos'è? Fallo tuo. Si può dire pomello in televisione? Sì, pomello. Ah, cos'è? È il freno a mano? Sì. Manuale, non è elettroattuato. Vi siete subito accorti che le maschere vi hanno donato dei poteri sovrannaturali, quindi avete annusato, sentito, palpato come mai avete fatto prima. Quindi adesso vi chiedo un'idea su quello che si nasconde sotto questo telo. Potete togliervi le maschere. Davide, che idea ti sei fatto?
Citroen. Serena. Mi sembra una macchina frizzante, ma allo stesso tempo comoda e familiare. Ipotizzo o una 500L o una Mini. Tendenzialmente però auto da famiglia. Sì, con un quid in più. Un quid. Paolo. Non penso sia una macchina asiatica. La marca, almeno la marca. Peugeot 2008. Per gradire vi porto subito in un pezzo di strada particolarmente liscio e irrigato, così potete apprezzare quelle che sono le caratteristiche più o meno di comfort, insomma valutatele voi, smorza bene o non smorza bene secondo voi l'assetto? Io rimango dell'idea che è abbastanza rigida. L'esperienza bendato sì, è stata bella inizialmente, perché comunque la sensazione di essere trasportati con una benda, onestamente sì, forse la rifarei, però con un po' di acqua e zucchero vicino. La sensazione che ho avuto è stata di comfort, anche se all'inizio mi sembrava poco silenziosa come macchina, cosa che invece poi mi sono dovuta ricredere in un secondo momento. Ne approfitto per farvi sentire il motore un pochino meglio. Ebbene? Il cambio è molto fluido. Sì. Non si sentiva per niente il cambio della marcia. Sì. Quindi pensi sia un cambio automatico, un doppia frizione, un CVT? Forse sembra un doppia frizione. Doppia frizione. Sì. Mi ha sorpreso molto l'abitabilità qua dietro. Sì. Pensavo fosse più piccola. Invece devo dire che nonostante io sia abbastanza alto, sto comodissimo. Infatti tu sei il più alto di tutti, 1,87, quindi stai comodo. Sto comodo. Anche per la testa, nonostante il tetto, e qui lo dico, apribile, panoramico, perché okay. È anche apribile. Adesso sentite che... Ah. Paolo, mi aspetto grandi cose da te. Davvero grandi. Intanto alza la mano destra, dito, bravo. Mettiamo in moto, freno, perfetto. E già siamo partiti. Non è più secondo me una macchina europea, ma passa ad una macchina asiatica però. Ma avevi detto asiatica, no? Lo so, non lo so. Ti puoi togliere la maschera perché altrimenti non partiamo. Volentieri. Volentieri. Oh, e adesso? Ah. Attenzione. Attenzione. Vedo tanta tecnologia, tanta modernità. Perfetto, andiamo pure. Vado. E vai. Ho ricambiato idea. Hai ricambiato idea ancora? Sì. Oh, ma non abbiamo neanche fatto 5 metri. Però alcuni particolari dell'abitacolo, tutti questi colori, le cromature arance, una Citroen. No, mamma mia, cioè hai cambiato di nuovo, sei tornato sì, ancora in Europa. Macchina francese, sì. Quando mi hanno sbendato, i particolari che subito mi hanno colpito sono state le forme, i colori. Questo mi ha riportato subito al mio primo pensiero, che era quello di un'autovettura sicuramente francese, Peugeot o Citroen. La posizione di guida è comoda, il muso è bello grande, bello lungo, bellissimo questo contachilometri digitale qui sul vetro. Quello sì, l'hai individuato subito, quello è l'Head-Up Display, è un optional. E ti ripropone alcuni dati della navigazione che per non distogliere lo sguardo dalla strada e per la sicurezza è molto utile. Hai notato che ti hanno superato e si è illuminato un pallino? Quello sì. È un sensore che appunto ti avvisa che un veicolo più veloce sta sopraggiungendo. Vai, dai pure un po' di gas. Se vuoi ti metto la modalità sport del cambio. Vai, così, vai. Andiamo alla grande. Mi sono ricreduto un po' sul motore, pensavo fosse un'auto un pochettino più familiare da questo punto di vista. Più tranquilla. E invece devo dire che è un'auto bella sportiva, sì sì. Mi piace tantissimo la ripresa che ha. Vedo che ci stiamo prendendo la mano, eh? Che ci infiliamo nelle curve leggiadre, vero? Sull'assetto cosa mi dici invece? L'assetto è abbastanza rigido, ma quel rigido piacevole, nel senso che comunque dà un senso di stabilità. Adesso che l'hai guidata rimane della tua opinione, quindi? Citroen. Sì, sempre più convinto che sia una Citroen. Citroen. Dopo averla conosciuta timidamente, ma anche non troppo, toccandola, salendoci sopra, l'ho provata io, poi l'avete provata voi. Vi chiedo una marca e un modello. Credo che sia sicuramente un subcompatto, una Citroen. Motore, mi confermi? Motore credo sicuramente un diesel, forse qualche cavallo in più di quello che pensavo. Serena. Confermo la Mini, ma gli interni guidandola mi hanno ricordato anche un po' la Volkswagen Up. Paolo. Eccomi.
Siamo partiti un po' europei. Siamo arrivati in Asia. Francesi. Poi siamo arrivati in Asia. All'inizio no Asia, poi Asia. Hai fatto circa 9-10 metri. Poi... No. Ritorniamo in Europa. Ritorniamo in Europa e? Ritorniamo in Francia. E per me è una Citroën. Che modello? 3 Aircross. Risposta definitiva, risposta definitiva, risposta definitiva. Vediamo se definitivamente ci avete preso oppure no. O avete sbagliato qualcosa tutti, chissà. Ci siamo. Momento nevralgico. Siete ancora in tempo per cambiare idea? Cactus. Parli ora da... Come cactus? Hai cambiato idea? Guarda che io prendo la cactus poi. Cactus? Cactus. Ma questa cosa mi ha sconvolto. Cactus. Lui ha cambiato idea, voi? Resto della mia idea. Resti della tua idea? Concordo. Ok. 3, 2, 1... Ale! Voilà! Qualcuno ancora non ha chiaro di cosa si tratti? Annuite tutti... della sì, serie, sì, ma l'ho sempre detto io. No, assolutamente. Però c'è qualcosa che avete sbagliato tutti. Non è un diesel. È un benzina. È un benzina. Ho avuto la splendida sorpresa di vedere che era un motore benzina, un 3 cilindri, molto, diciamo, prestante per quello che erano poi i pesi e le dimensioni della macchina. Ebbene, c'è chi si è andato vicino, molto vicino, poi si è allontanato un po'. Ottimo tentativo, complimenti. E a caldo, come la giudicate? La dimensione più grande, l'altezza da terra maggiore, spazi sicuramente più comodi all'interno, mi hanno dato una sensazione ancora di più di grandezza, di comodità e di comfort nella macchina. Essendo un appassionato di auto storiche, possessore di un Citroën 2 cavalli, devo dire che questa versione un po' me la ricorda, soprattutto nelle sospensioni e nella comodità. Anche il gioco di colori, avendo avuto una Charleston, in qualche modo me la ricorda. Devo dire che è molto divertente. Eh sì, la tecnologia è difficile da individuare a occhi chiusi, così non sempre nel breve test su strada aperta al traffico è possibile rendersi conto dei sistemi di assistenza alla guida presenti sull'auto, e sulla Citroën Aircross ce ne sono davvero tanti. Sullo schermo, per esempio, Paolo ci aveva preso sui 7 pollici, ma non sapeva del mirror screen con Apple CarPlay, Android Auto e Mirror Link. E sempre da qui, dal touchscreen, oltre al clima e al navigatore, si gestiscono altre importanti funzioni presenti sull'esemplare della mia prova, come l'Active City Brake, l'assistenza per le partenze in salita o durante il parcheggio, senza dimenticarsi dei sensori per il mantenimento della carreggiata, mentre al Grip Control, ormai come da tradizione, è abbinato un pratico rotore che per ovvia ragioni avevamo accuratamente oscurato. C'è chi si è avvicinato di più, chi di meno, ma telecamere spente, tutti mi hanno fatto la solita e puntualissima domanda: ma quanto costa? Il listino della Citroën C3 Aircross parte da circa 15.500 euro e la gamma di motorizzazioni è composta dai benzina PureTech da 82, 110 e 130 cavalli e dai diesel Blue HD da 100 e 120 cavalli. Il cambio automatico EAT6 è disponibile con sistema stop and start abbinato alla motorizzazione benzina PureTech da 110 cavalli, esattamente la configurazione dell'esemplare della mia prova, full optional, dotato tra l'altro di accessori come il pacchetto Safety Family, la ricarica wireless per il telefonino e il pack Orange. E se le forme tondeggianti e l'altezza da terra maggiorata oggi più di ieri non sono più immediatamente riconducibili a un solo marchio o a un solo modello, la creatività e la personalità che rendono carismatico un costruttore sull'aereo Cross si sono fatte riconoscere soprattutto all'interno. È proprio all'interno, infatti, che svariate soluzioni, peculiarità se vogliamo, hanno ricondotto subito i nostri sensitivi blind tester sulla strada di Citroën, senza usare nemmeno troppa fantasia, anche se questo senso è fondamentale secondo Malcolm de Chazal, che afferma che la memoria ha 5 porte d'entrata, i 5 sensi e una sola d'uscita, l'immaginazione. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.